Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato nella prima lettura lo splendido primo canto del Servo del Signore e del Vangelo, episodio molto bello e significativo dell'unzione di Betania. I canti del Servo del Signore di Isaia sono quattro e sono tutte delle profezie veramente molto puntuali su quello che sarebbe stata la vita, la passione e la morte di Gesù. Venerdì Santo si legge in particolare il quarto canto del Servo di Yahweh, che è proprio una profezia anticipata di tutte quante le pene immense che Gesù avrebbe sofferto nella passione. Molto belle cose che sentiamo in questo primo canto. Guardate, chi è questo servo del Signore? Guardate, non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta e tuttavia proclamerà il diritto con fermezza. Stupendo, questo è quello che faceva Gesù e questo è quello che dobbiamo fare noi. Non griderà né alzerà il tono, eppure proclama il diritto con fermezza. Voi sapete che Gesù ci dice sempre la verità, sempre, perché Gesù è la verità. Non dice mai le bugie, né come dire accarezza ai peccatori per dirgli non ti preoccupare, non fa niente. Questo Gesù non lo fa mai, ma lo fa sempre con calma, con pacatezza e con vera misericordia. Non spezza una canna incrinata, cioè una persona che vive lontana da Dio. Immaginate, no? Una canna che si è in mezzo, lui fa così, è morta. Ma lui cerca sempre di salvare, di addrizzare, di recuperare. Non dà mai il colpo di grazia. E non spegne uno stoppino dalla fiamma smorta. Avete visto? Io ogni tanto quando porto alla comunione malati, che Dio li benedica, mi portano certe candeline che fa scendere cioè l'odore, che c'è sta fiammella che se fai così con Dio si spegne. Allora, che se no quella candela, cioè devi scavare un po' intorno la cera per fargli uno stoppino un po' più grande, se no si spegne, non la devi prendere e buttarla al secchio. Ecco, Gesù fa sempre così, però lo fa sempre con grazia e con dolcezza. Ricordate sempre un proverbio popolare, che vale sia per la voce, sia per gli schiamazzi di cui ho parlato domenica scorsa online, spesso su Facebook. C'è un proverbio che dice: la sapienza e la prudenza parlano. L'ignoranza e l'arroganza urlano. Quindi noi non abbiamo questo spirito, non ci appartiene. Avete visto i mezzi di comunicazione, tutte le cose, tutti i giornali, i talk show, chi c'ha i capelli, se mettesse che urlano, si appiccicano, dicono le parolacce, fanno le cose indicibili, ogni tanto esce qualche video su YouTube. A noi questa roba proprio non ci appartiene. Lì proprio Dio non c'è proprio sta. Quindi, dalle chiacchiere in su non c'è sta mai, d'accordo, ricordiamolo sempre, non c'è, ci stiamo soltanto noi con la nostra cattiva volontà umana. Poi l'episodio del Vangelo, l'episodio del Vangelo bisogna capirlo bene, perché Giuda, che voleva mettersi un po' di soldi in tasca, voi sapete che Giuda ha venduto Gesù per 30 denari, qua ce ne erano 300 denari. Solo che dobbiamo fare sempre l'equivalenza, l'ho fatto pure quando commentavamo il Vangelo di Matteo, la parabola del servo. Quanti sono 300 denari? Allora, un denaro, ricordate sempre, così, che era la paga di un operaio per una giornata. Canto vi era un operaio, gli era 50 euro, e via 1500 euro lordi al mese, no? E via. Quindi 50 per 300 quanto fa? Sono 15.000 euro. In vecchie lire, diceva sempre un po' più impressione, sono 30 milioni. Maria Maddalena ha preso un vasetto da 30 milioni, l'ha spaccato per ungere i piedi di Gesù. Gesto d'amore che ricorda quello che fece quando si era convertita. Vi ricordate la Maddalena che piange ai piedi di Gesù? Un'altra volta le ha lavati con le lacrime. Poi li lavo con questo unguento profumato. Allora Giuda dice: oh, sì, no. Dice: 30 milioni mi metto in tasca io. D'accordo? Facendo finta che era preoccupato per i poveri. Però Gesù, anche se sapeva benissimo, dice: calma. Ha fatto un gesto gentile nei miei confronti. Il vescovo questa mattina durante il funerale di mio cognato diceva giustamente, dice una cosa molto bella, molto colpita, dice: tutto questo spreco, no? Secondo voi sprecate 30 milioni per Gesù? E che cosa stava per fare Gesù? Dice: lo conservo nella mia sepoltura. Gesù stava, tra virgolette, capite il senso, sprecando, quindi proprio scialando, ma tutto il suo sangue, sofferenze inaudite,
Noi questo dobbiamo sempre pensarci. Però voi sapete, no? Il comandamento dell'amore è duplice: il primo l'amore di Dio, il secondo l'amore del prossimo. Voi sapete quanto è importante l'amore del prossimo. Io in questi mesi sono stato qui, ho cercato di aiutarvi molto, no? Ma è ancora più importante l'amore per Dio. Allora chiediamoci: io a Gesù che cosa gli ho dato? Guardate che Gesù ci ha dato veramente tutto. Gesù è sensibile a queste cose, l'ha difesa Maria di Magdala, eh? E ha detto: dovunque si predicherà il Vangelo si racconterà questo episodio, perché tutti lo sanno, capite? Noi abbiamo solo il tabernacolo, ma anche 5 minuti in ginocchio, ho fatto mettere tutti quanti quei banchetti laterali, perché piano piano bisogna imparare, specie turisti, che questa è una chiesa d'arte certamente da ammirare, ma questa è anzitutto una chiesa, quindi un luogo dove si prega. Siccome Gesù sta di là, uno è bene che quando lo prega, guardi, lo vedi, no? L'amore a Gesù e l'Eucaristia, le delicatezze che noi facciamo, no? Come dire, anche i soldi che si spendono in una chiesa per renderla più bella non sono fatti semplicemente per il gusto degli occhi o per l'opera d'arte, ma la chiesa è la casa di Dio. Quindi se io dono un po' di soldi alla chiesa per una cosa bella, è come se facessi un gesto d'amore nei confronti di Gesù. È chiaro che Gesù non c'ha bisogno di chiese sontuose, non sono queste le cose più importanti. E se c'è stato uno che sta morendo di fame, bisogna prima sfamare che si muore di fame e poi pensare alla chiesa. Questo non ci piove, però sono gesti d'amore. È possibile che Gesù gli faccia mai nessuno un gesto d'amore come Dio comanda, dirgli: tu mi hai dato tutto e io per una volta tanto faccio un bello spread, me ne sto 3 ore davanti al Santissimo Sacramento, d'accordo? Di sento, oppure non lo so, tolgo 10.000 euro a un'altra parrocchia, non a questa che sono troppi, per amore del Signore, per dire, no? Non è detto che non li faccia, ma non pensiamo mai che ci siano cose che il Signore non gradisce, perché il Signore certamente li gradisce. Non perché, ripeto, ne abbia bisogno, ma è un ricambio piccolo d'amore nei confronti del suo amore infinito, che certamente il cuore di Gesù, qui lo vediamo, come tra l'altro disse a Santa Margherita Maria della Cocca, lamentandosi delle freddezze, delle ingratitudini, delle differenze degli uomini, certamente Gesù gradisce che ci sia qualcuno che ricambia il suo amore semplicemente con un gesto di amore, anche folle, come questo di Maria di Magdala, ma certamente è un gradito. Bene, chiediamo alla Madonna che ci faccia entrare nel suo cuore pieno d'amore verso Gesù per ricambiare il suo infinito amore e che ci disponga a entrare bene in questa settimana ricca di grazie come la settimana santa. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.